Salve a tutti e benvenuti ancora una volta qui su Mac in the Review. E oggi parliamo di Russia e due dei fatti che sono avvenuti in Russia negli ultimi giorni. Il primo sarà il blocco della piattaforma di messaggistica Discord, social media americano, e il secondo ne parliamo dopo. Vi lascio la suspense. Dico solo due parole per quanto riguarda Discord, perché sembra che l'opinione pubblica stia tacciando gli organi di controllo russi di controllo dell'internet, della sovranità russa sull'internet all'interno della nazione. Non è così. La piattaforma Discord è stata bloccata perché non ha seguito delle regole date dall'ente centrale russo per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni. E non ha pagato delle multe, multe che gli erano date, che sono state assegnate a causa della non volontà da parte della piattaforma americana di eliminare alcune notizie, alcune immagini che secondo l'ente centrale russo erano contro la legge, tra cui immagini e messaggi che riguardavano la propaganda LGBTQ+, che ricordiamo in Russia è considerato un movimento estremista. E inoltre sembra proprio che l'ente centrale per la sicurezza, appunto, russo, abbia dichiarato che Discord non elimini messaggi che promuovano il terrorismo. Quindi essenzialmente la piattaforma non ha eliminato i messaggi, non ha pagato le multe, conseguentemente è stata bloccata in Russia. Quindi per eliminare tutti quei commenti nella blogosfera occidentale per quanto riguarda il controllo sovrano dell'internet in Russia. Quindi questo è quanto. La seconda notizia di oggi è stata data ieri, ieri, 24 ore fa, dal Guardian. Sembra che alcuni servizi segreti occidentali abbiano dichiarato che al fronte in Ucraina, oltre a soldati russi e soldati del Donbass, ci siano anche ingegneri e soldati provenienti da Pyongyang, dalla Corea del Nord. Quindi oggi vogliamo fare un attimo una piccola analisi geopolitica sull'utilizzo delle alleanze che sta facendo Mosca nei confronti di paesi che non erano mai stati, diciamo, inclusi all'interno delle alleanze del blocco occidentale. Quindi, Giuseppe, secondo te, diciamo subito, è possibile questa cosa? È possibile che ci sono soldati nordcoreani? Si parla anche di vittime, cioè si parla anche di morti Assolutamente sì. caduti in battaglia. Guarda, allora, nelle scorse settimane sono stati pubblicati alcuni bollettini riportanti le statistiche relative al numero dei morti e dei feriti sia da parte russa sia da parte ucraina. Allora, i numeri per quanto riguarda l'Ucraina sono terrificanti. Sono veramente terrore allo stato puro perché si parla di 1,5 milioni di morti e di 3,5 milioni, 4 milioni di feriti, di cui il 30% gravi. Per quanto riguarda la Russia, si parla di circa 100.000 morti, la metà dei quali però sarebbero appartenenti a minoranze etniche, a mercenari o a soldati inviati da paesi alleati della Russia. E probabilmente in questi 50.000 morti che si trovano, insomma, in questa statistica, appartenenti a mercenari, appunto, minoranze etniche e soldati di potenze alleate, tra questi quasi sicuramente ci sono anche i soldati nordcoreani. Sicuramente gli stanno dando delle armi, leggevo anche di missili nordcoreani utilizzati dai russi. Noi sappiamo quella notizia circolata qualche mese fa a proposito della mega fornitura di munizioni assicurata dopo la stipulazione del trattato strategico fra la Federazione Russa e la Corea del Nord. Si parlava di 3 milioni, se non mi ricordo male, correggimi se mi sbaglio, mi pare 3 milioni di munizioni di Molte casse, proiettili diciamo, sì. da 155 mm. E oltre a tutta una serie di altri armamenti, oltre a una Che poi serie di probabilmente sono anche molto compatibili con i sistemi russi perché saranno basati su sistemi sì, sovietici. Quindi, esattamente sì, era sul sistema sovietico. In più sono che al stati contrario delle armi che vengono date a Kiev, che sono un sì. po'. Uno degli enormi problemi che ha
L'Ucraina è che se questi armamenti da loro utilizzati sul campo di battaglia hanno un minimo problema, li devono abbandonare. Basta una fesseria qualsiasi Esatto. e il mezzo è inutilizzabile perché non hanno i pezzi di ricambio, perché non hanno il know-how Certo. per metterci le mani, mentre vediamo che i russi riescano a riciclare almeno il 30% dei mezzi che sono danneggiati. Cioè, ormai è notizia di pubblico dominio il fatto che la Russia disponga di veri e propri battaglioni che intervengono subito a ridosso del termine delle battaglie, aggiustano i mezzi che sono riparabili oppure asportano pezzi da questi mezzi che sono stati danneggiati per poi riciclarli su altri veicoli che possono essere oggetto di questa riparazione. Comunque, a mio avviso, il focus, il punto nodale di questa notizia relativa ai soldati nordcoreani è che la Russia si riconferma sempre di più come grande paese equilibratore di questo nuovo ordine multipolare. Esatto. È il paese che è in grado di mettere insieme tante realtà, non solo distinte tra di esse, ma che nel passato e anche nel presente sono state in chiara contrapposizione tra di esse. Io penso all'India, alla Cina, due paesi che hanno avuto tensioni fortissime che a tutt'oggi le hanno e riescono a coesistere e praticamente quasi a formare una sorta di alleanza perché c'è la Russia che riesce a tenere in piedi una serie di interessi comuni tali da rimuovere i motivi di contrapposizione esistenti fra Nuova Delhi e Pechino. Sì. Sicuramente all'India ha troppa importanza il progetto del corridoio nord-sud e quindi è necessario stare in questo quadro di alleanze internazionali in cui c'è la Russia, ma c'è anche la Cina. Alla Cina interessa lo sviluppo della via della seta, cioè quello che è in palio e che desta terrore nelle cancellerie occidentali è il controllo delle grandi rotte commerciali asiatiche. È questo che si sta veramente mettendo in risalto, che si sta la posta in palio di questa guerra globale che si sta combattendo in questi ultimi 3 anni e anche di più. Assicurarsi il controllo di queste rotte commerciali asiatiche taglia fuori le grandi potenze marittime rappresentate dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Certo. L'unica speranza che hanno questi paesi per non diventare marginali, prima dal punto di vista economico-commerciale e poi conseguentemente dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista dello status di potenza globale, è quello di provocare un conflitto dietro l'altro Certo. all'interno dell'isola mondo, come la definiva Mackinder, e cercare di far saltare i piani di questi paesi che non possiamo definire alleati. Cioè, Cina e Russia forse sì, ma l'India e la Cina no. Hanno interessi che si No, c'è sovrappongono, un interessi in comune che interesse, si sovrappongono. cioè ci sono interessi comuni. Mi viene in mente anche l'Iran che a proposito, oggi a Ashgabat in Turkmenistan, Putin si è incontrato a proposito Sì. col presidente iraniano e l'ha invitato in Russia. E il presidente iraniano sarà anche come dicevamo nello scorso video, al convegno dei BRICS Sì. a Kazan. Quindi è pure l'Iran che comunque è un paese che è sempre stato abbastanza. L'Iran è una potenza regionale, al contrario di Cina, India e Russia, che possono coltivare a pieno titolo la più che legittima aspirazione ad essere considerate potenze globali. L'Iran è una potenza regionale, però è un alleato indispensabile di tutti e tre questi paesi, per i motivi che Anche abbiamo a livello sommesso. geografico, anche a livello geografico è Perché è importantissimo. necessario cioè, l'Iran è veramente uno snodo imprescindibile per lo sviluppo di queste rotte commerciali. Tant'è vero che gli Stati Uniti hanno cercato di mettere un po' di zizzania, se così possiamo dire. Proponendo la via del cotone che dovrebbe essere concorrente alternativa alla via della seta cinese, però
siamo sempre lì, se non si mettono i soldi, se non si mettono le infrastrutture, i progetti in cantiere, rimane tutto sulla carta e sono solo vacue promesse, come ormai i paesi del cosiddetto sud globale sono abituati a vedere da decenni. E quindi questo è il motivo per cui, secondo me, quello che sta facendo adesso Israele su preciso incipit degli Stati Uniti, credo che abbia poche chance di vedere, perché sicuramente questi paesi non tollereranno un rovesciamento di regime di un paese chiave per lo sviluppo di tutti i loro progetti economico-commerciali. C'è poco da fare. La Russia è il paese che si sta esponendo di più, perché ormai ha anche forse un interesse crescente ad assumere un ruolo sempre più attivo nel contesto della geopolitica internazionale, mentre sappiamo che la Cina vuole conservare questo status di potenza autorevole, di paese leader autorevole, paese che ha l'autorevolezza e l'autorità senza l'uso della forza. Questo è un concetto evidentemente anche molto caro alla Cina. E l'India poi sappiamo che è un paese che per proprie esigenze interne che deve comunque sempre controbilanciare lo sviluppo delle proprie alleanze internazionali, e quindi sicuramente l'evoluzione di questo ordine multipolare è la priorità per il governo di Nuova Delhi, ma c'è anche la necessità di conservare rapporti di amicizia, comunque di reciproco interesse con le potenze occidentali. Ecco perché la Russia è il paese che, ripeto, si sta esponendo molto di più. Questo vedremo che cosa accadrà al termine di questo incontro che si è tenuto oggi in Turkmenistan, e vedremo ancora di più quello che accadrà dopo il vertice vertice BRICS a Kazan in Russia. Ormai due settimane mancano, tra due settimane. Però è chiaro che soprattutto se si dovesse stipulare un trattato strategico analogo a quello che la Russia ha firmato con la Corea del Nord, stiamo parlando veramente di un'alleanza importante che nessuno potrà permettersi il lusso di ignorare in alcun modo, tanto più che stiamo vedendo le monarchie arabo-sunnite del Golfo Persico che hanno già proclamato la loro assoluta neutralità in caso di conflitto fra Israele e Stati Uniti da un lato e Iran-Russia dall'altro. Questo significa, come accennavamo anche nel nostro video precedente, che in caso di guerra le difficoltà logistiche per gli anglo-americani saranno veramente enormi, e quindi tornando un po', insomma, allo spunto che tu ci avevi fornito, cioè quello della presenza di soldati nordcoreani, è chiaro che la Russia sta intessendo una trama di alleanze internazionali tali da controbilanciare la spinta destabilizzatrice degli USA all'interno di tutto il territorio euroasiatico. La Corea del Nord è uno di quei paesi candidati, il ministro degli esteri Lavrov l'ha fatto capire molto chiaramente quando c'è stato il cambio della dottrina nucleare russa, è uno di quei proxy alleati della Russia candidati a scagliare missili anche con testate nucleari tattiche sul territorio statunitense. Quindi la Russia seguirebbe la stessa strategia americana servendosi della Corea del Nord. È chiaro che siamo in presenza di un rapporto organico fra Mosca e Pyongyang. Lo scambio fra questi due paesi è ormai diventato centralissimo, perché la Russia può veramente rifornire la Corea del Nord di qualsiasi cosa. Sì, la Corea del Nord sappiamo che al di là degli sforzi profusi negli ultimi anni dal leader nordcoreano, mi rifiuto di pronunciargli il nome perché sicuramente sbaglio,
che ha fatto grandi trasformazioni nella capitale nordcoreana. Io ho avuto modo di vedere foto e video. Comunque c'è un tentativo di emulare il modello cinese, costruire quindi grandi edifici, grandi infrastrutture, dei poli di attrazione per gli investimenti. Però la Corea del Nord rimane una sorta Sempre comunque sì, sotto di sanzioni fratello minore, insomma, internazionali. di junior partner che necessita di tutto. Il tenore di vita della popolazione credo che sia ancora veramente a livelli bassissimi. E avere un alleato chiave come ai tempi dell'Unione Sovietica, ricordiamoci che l'alleanza tra Corea del Nord e Unione Sovietica all'epoca era strettissima, Sì. molto più che fra Corea del Nord e Cina, per intenderci. Oggi si sta riproponendo sullo stesso livello, tanto da suscitare le ire incontenibili di Seul, del governo sudcoreano. La Russia può inviare cibo, può inviare energia, può inviare armamenti, può contribuire allo sviluppo della balistica ad uso militare a disposizione della Corea del Nord, perché ricordiamolo, la Corea del Nord adopera ancora per i propri missili carburante solido, che è molto meno performante di quello liquido usato da tutte le altre grandi potenze che dispongono di questo tipo di tecnologia. E da parte sua, Pyongyang può risolvere molti problemi della Russia, perché durante la guerra in Ucraina ci si è accorti, come evidentemente Putin temeva, conoscendo il proprio paese, che all'interno dei magazzini militari russi si registravano degli ammanchi, delle carenze dovuti a malversamenti, dovuti a giochi contabili direttamente scaturiti dalla grande corruzione che regna all'interno del Ministero della Difesa russo. Questo ha provocato, da un lato, l'ira del presidente russo, sicuramente, e lo stiamo vedendo in questi giorni, quello che è accaduto dopo le ultime elezioni presidenziali, quando è stato rimosso Shoigu, che era un po' il grande protettore di questi personaggi corrotti, e adesso c'è una sfilza di generali che stanno finendo in carcere, accusati di corruzione, ma anche di altri crimini molto gravi. Dall'altro si è Putin, da grande stratega quale lui è, ha immediatamente pensato ad una soluzione per risolvere questo problema degli ammanchi che producevano proprio Rifornirsi questa. da qualche altra Sì, parte. c'era un oiato fra quello che era scritto sui libri contabili e quello che risultava effettivamente nei magazzini. Per colmare questo gap, l'unica, no, ma insomma, una delle possibilità principali era interpellare la Corea del Nord da un lato, in modo da coinvolgerla in un'alleanza molto stretta con la Russia, appunto nella prospettiva di farne un alleato proxy, dall'altro per risolvere materialmente, concretamente, questi problemi di approvvigionamento di proiettili. 3 milioni di proiettili sono veramente una cifra spaventosa. In più, chiaramente, i nordcoreani sono stati. Sappiamo che in Russia c'è un problema di reperimento della manodopera, soprattutto per quanto riguarda i livelli un po' più bassi delle attività lavorative. E da questo punto di vista, i nordcoreani si prestano perfettamente a colmare queste lacune occupazionali all'interno del territorio della Federazione Russa. E come era immaginabile, come era intuibile, Pyongyang ha fornito evidentemente anche dei soldati da impiegare nel territorio ucraino, tutto questo sempre nella logica della preservazione del capitale umano fornito dall'esercito russo. Sappiamo che uno, forse il motivo più importante per cui è stato scatenato questo conflitto, è stato il solito, no? Quello che ci ha detto il senatore Lindsey Graham, dissanguare la Russia. Dissanguare la Russia, in parole povere, in soldoni, significa ammazzare uomini russi, gente russa, farli proprio diminuire da un punto di vista numerico.
Chiaramente, se tu puoi arruolare nelle file del tuo esercito mercenari, soldati provenienti da altri paesi, Più semplice salvaguardare, certo. questo piano, insomma, questa opzione inficia la validità del piano pensato dagli americani. E infatti, i numeri dei morti, per quanto insomma 50.000 morti non siano evidentemente poca cosa, ma siamo lontanissimi dalle cifre che gli americani avevano immaginato prima che si scatenasse il conflitto, soprattutto, ripeto, facendo il confronto con quelle che sono le cifre degli ucraini, un Ma milione e mezzo. anche leggere le cifre che vengono date dal Ministero della Difesa ucraino, anche quelle cifre sono molto elevate, Loro nonostante sì che poi. parlano di 600.000 morti, ma sì, coloro lo fanno sempre per dire: noi abbiamo perso tanti morti, ma i russi hanno perso quasi lo stesso numero dei morti nostri. Cioè, è sempre un modo, una forma di propaganda per cercare di dire: lo vedete che noi serviamo a qualcosa, fateci continuare a combattere, dateci armi, dateci soldi, dateci supporto. Oppure Cioè, l'orso russo arriverà in Europa. Cioè, continua ancora questa dialettica dell'attenzione che se l'Ucraina perde, la Russia conquisterà ma c'è una, l'Europa. allora, sicuramente c'è una propaganda, a mio avviso, da parte di Zelensky, perché Zelensky, lo sappiamo tutti, cioè, ha interesse Una cosa a che mi ha fatto che la sorridere è guerra che continui. oggi ha chiesto al presidente turcmeno di arrestare Putin. Ah, non Perché? credo che il Turkmenistan faccia parte Infatti, di quei paesi che hanno ratificato esatto. Cioè, sta il Trattato cercando davvero Istanbul di Roma. in tutti i modi, sì. E poi c'è questa, sì, continua questa, sì, dialettica, questa propaganda che se la Russia vince in Ucraina incomincerà ad invadere l'Europa. Prima cosa, Questo è il non è messaggio mai che successo nella storia mondiale. io me lo ricordo già Zelensky quando si è collegato telematicamente con il Parlamento italiano e c'era ancora Draghi, Premier qui da noi, e lui già veicolava questo messaggio: la Russia non si fermerà, la Russia arriverà a Lisbona. Questo era un po' quello che già perché questa propaganda è prodotto suo, insomma, Zelensky coltiva un interesse materiale diretto a Sì, che la guerra continui il più possibile. Non, assolutamente. se dipendesse da lui non finirebbe mai, perché questo per lui significa accaparramento infinito di quattrini che poi vanno a finire nei suoi conti bancari, vanno a finire in investimenti, vanno a finire nelle ville che ormai ha comprato in tutto il mondo. Abbiamo visto che è uscita la classifica, credo, di Forbes, non vorrei commettere un errore, che dice che ha stabilito come Zelensky sia il quindicesimo politico più ricco del mondo, perché gli risulta un patrimonio ufficiale personale di 500 miliardi di dollari. Questa è la cifra ufficiale, poi sappiamo che ci sono anche i soldi non ufficiali e in base a talune stime fornite la somma sarebbe superiore ai 2 miliardi di dollari in realtà. Quindi possiamo immaginare l'interesse di queste persone che sono ormai mosse e corrose da una cupidigia interiore che non trova freni, anche perché quando si cominciano ad accumulare queste fortune, questi patrimoni così giganteschi, affluisce questa massa di denaro, l'istinto umano è quello di accumularne ancora di più. È un qualcosa che fa parte della nostra natura, almeno della natura di determinate persone, non ci si accontenta pure di aver accumulato dei patrimoni giganteschi, delle somme veramente enormi, ma si desidera incrementare ulteriormente quella somma che si ha a disposizione. È una perversione della natura umana che trova facilmente sfogo in un personaggio come Zelensky, insomma. Vedremo quello che accadrà adesso, già nelle prossime settimane, perché la situazione dell'Ucraina, chiunque segue un po' le vicende belliche, sa che è veramente catastrofica. Beh, sembra oggi che i soldati russi siano riusciti a sfondare uno dei fianchi ucraini a Kursk, quindi sono Sì, entrati ma anche lì. soprattutto sono cadute le tre linee
difensive In più al sud, solide, sì, al sud. al sud, in Donbass, senza le quali non c'è più difesa. Cioè, gli ucraini adesso ogni volta mettono su qualche linea difensiva raffazzonata, ma non sono minimamente paragonabili a quelle che loro hanno costruito lì a Kramatorsk piuttosto che a Bakhmut, come la chiamano loro, che erano linee fortificate Ugledar pure che è caduta. costruite, io credo, per un decennio. Cioè, lì ci hanno lavorato un decennio. Queste sono tutte linee improvvisate, raffazzonate. Gli ucraini non hanno artiglieria, non hanno copertura aerea, non hanno più soldati perché i soldati non ci sono più. Sono rimasti un po' di droni, ma possono soltanto rallentare, non so neanche di quanto, l'avanzata russa. Io ho ipotizzato che nel giro di 20-30 giorni i russi possano addirittura arrivare alle rive del Dnieper, e non casualmente mi sembra che una colonna russa stia anche avanzando in direzione di Dnipro, o Dnipropetrovsk, come la chiamano i russi. Quindi la situazione precipita ancora prima della celebrazione delle elezioni presidenziali negli USA, che era proprio lo scenario, secondo me, che i democratici volevano a tutti i costi evitare. E poi dagli ultimi sondaggi sembra che Trump stia molto più avanti della Harris, Sì, dagli ma ultimi io sondaggi. credo, a differenza di quanto avvenuto 4 anni fa, c'è una grande spaccatura all'interno del Partito Democratico. Non casualmente evidenziata, c'è stata questa uscita, a mio avviso, tutt'altro che, come al solito, sappiamo la manipolazione del mainstream. È uscito questo libro di Woodward, per chi non lo sapesse, è il giornalista protagonista dello scandalo Watergate, in cui si riportano, virgolettate, considerazioni esposte dall'attuale presidente Biden nei confronti della famiglia Obama. Questo ci descrive veramente un quadro di, secondo me, un quadro sotterraneo, un flusso carsico, se così lo vogliamo chiamare, descrivente la profonda divaricazione che spacca il Partito Democratico. E questo è uno dei motivi che mi induce a pensare che la macchina elettorale che abbiamo visto in azione 4 anni fa, secondo me, non la rivedremo in Non azione, funzionerà. perché non c'è compattezza all'interno della leadership Dem per rinnovare il mandato ai personaggi che sono stati alla Casa Bianca durante questo mandato. Ecco perché alla fine, secondo me, anche loro si rassegneranno a rivedere Trump alla Casa Bianca nella speranza che in qualche modo poi si possa manipolare l'ex nuovo presidente che si appresta a ritornare a fare l'inquilino a Washington D.C. Vedremo quello che accadrà. Questo è, insomma, è un altro capitolo, ma lo approfondiremo, penso, A già inizio nella prossima novembre. settimana o Sì. nei prossimi giorni, insomma. Sì. Va bene, allora io direi possiamo terminare il video di oggi e come sempre rinnovo le solite indicazioni per coloro che guardano i video, commentate, mettete like e Iscrivetevi, iscrivetevi al canale perché soprattutto. stiamo andando bene, insomma. Quindi niente, una buona serata da parte del team di Mackinder Review. Arrivederci a tutti. Arrivederci.